30 miliardi che andavano alla regione non sono state date. Hanno dato il pezzo FAS che non toccava alla regione del nord, ma non l'hanno data alla regione del sud. Hanno attribuito questo FAS solo alla Sicilia. L'anno scorso è andata a Iena Lira in termini di cassa. Ok? Nel momento in cui manca il pezzo, Cioè, la spesa pubblica statale nazionale, non puoi attivare nemmeno la risorsa comunitaria. Quindi sono bloccati anche gli altri 50 miliardi europei, è chiaro il meccanismo. Quindi hanno scippato tra 20 e 30 miliardi al sud, hanno rubato in questi 2-3 anni da 20 a 30 miliardi al sud, li hanno scippati e hanno bloccate le altre. È chiaro il concetto? si vogliono fottere anche quelli. Sì, adesso stanno annunciando un piano nel sud che serve a fottersi anche gli altri 50 miliardi. Ma su questo combatteremo in autunno. Adesso, ecco, insomma, limitiamoci a dire questo. Quindi, adesso il Partito del Sud esploderà anche in autunno per un combattimento frontale contro questo ridicolo, provocatorio, mistificante piano del Sud. Mi sa che di cui si Sì, parla sì. in queste ore, qui a metà agosto, sui giornali, ma su questo ci torneremo a settembre. Mi sa che sarà tutt'una la battaglia contro questa ulteriore ruberia e estorsione e il lancio del vero Partito del Sud. Ecco, Questa è la parte parliamo. storica. Allora, senza questa parte storica, Antonio, Sì. noi dobbiamo far capire anche a quelli in buona fede che senza capire com'è andata la storia del Sud non si può andare avanti. Senza l'identità neomeridionalista non si può andare avanti. Noi non ci dobbiamo inventare il Po e gli dei celtici, non so se è chiaro. Sì. Quindi il primo fondamento del Partito del Sud è la coscienza storico-politica, è l'identità storico-politica dei meridionali. Perciò serve come Bibbia, mi segui? Questo Sì. libro dei terrori, mi segui? Come i libri di Ciano che sono stati preparatori, evidentemente. Questo è il primo punto. Secondo punto. Sulla questione meridionale ci sono quattro approcci, quattro. Il primo è l'approccio assistenziale e clientelare tradizionale. Sono dei servi, sono dei coloni, sono degli accattoni, gli diamo quattro soldi, sempre di meno. E questa è ancora in qualche modo la tesi prevalente nelle classi dirigenti del Sud. Mi sembra. Il secondo approccio è quello neocentralista, nobile, quello di Giorgio Napolitano. Napolitano, Sì, lui. il discorso che lui ha fatto a Rione Rinvulnor nell'autunno scorso, mi pare era il Sì, 4 sì, sì. ottobre del 2009, diciamo l'impostazione fortunatiana del grande fortunato. Frate, in epoca di globalizzazione, quando c'è l'Unione Europea, la questione meridionale, il neoregionalismo, ma dove sta questo stato centralista funzionante? Non funzionava prima, a parte, diciamo, il tipo di connotazione genetica, delinquenziale, per dir così. Ecco. Quindi il terzo approccio è quello oggi prevalente, nuovo, quello nordista, divisionista, che è della Lega Nord, che è di Tremonti, che è anche di Berlusconi nella sostanza, che fa finta di subirla, ma è il vero perno che subisce e che è però attiva. Ma la cosa più inquietante è che l'approccio divisionista, cioè del nord contro il sud, in modo aggressivo, è presente nella cultura di tutto il nord e di tutto l'establishment culturale. Purtroppo dobbiamo dire la verità. Sì. Gli Fanno editorialisti di Sole 24 Ore, del Corriere della Sera, ma anche di Repubblica, il pane bianco. bianco, sì, pane bianco, ma Michele Salvati, ma Ricolfi di Ricolfi, sinistra. Che storici, poi è meridionale sì, Ricolfi, cioè, hanno scritto una serie di saggi che sono più pericolosi del leghismo estremo di sì. Obelix, come si chiama lì? L'Abruzzo che fa un piano che è mille volte peggio Sì, di quello esatto, di in Boss. termini di federalismo fiscale. Esatto. Quindi qui la situazione è pericolosa, fratello mio. Cioè, Ricolfi ha scritto Il sacco del Nord, che è un libro pericoloso, Ma fratello, sbagliato. non lo legge nessuno. Oh, che sono? Cioè, una cosa che trasforma la disoccupazione in tempo libero e in benessere. In Magari siamo benessere. impazziti, fratello. Sì. Il quarto approccio sulla questione meridionale è quello, potremmo dire, nostro. Diciamo, l'approccio federalista. Neofederalista, l'approccio del neomeridionalismo federalista, mi segui? Che è figlio nostro di queste umili mani, Antonio, anche le tue, quelle di Pino, mi segui? E Ma di quelle cui del ne parla sindaco anche Raimondo. Ruffolo in un suo Oh, libro. ecco il punto. Adesso, Ruffolo,
signore per bene, anziano, colto, di classe, riformista, storico, è stato anche un buon europarlamentare, un buon ministro all'ambiente, riformista di classe. A Natale scorso ci ha fatto un regalo, ha scritto il libro L'Italia, un paese troppo lungo, di Einaudi. Ecco, questo è il libro confraterno ai libri di Giano, di Pino Aprile, mi sa che questi libri vanno letti insieme. Qualche spunto c'è anche nel libro anche di Scotti, L'Italia troppo corta, per essere proprio onesto, insomma, ecco, va detto, una buona ricostruzione degli anni 50, quel decennio felice della Cassa del Mezzogiorno. Allora, ma questi sono quelli, diciamo, di classe. Diciamo, Ciano, Pino Aprile, Ruffolo. Adesso, Giorgio Ruffolo. Nella conclusione di questo splendido libro che vi prego di leggere, dolcissimi miei amici tutti, anche neomeridionalisti, patrioti del sud, fratelli miei, sorelline, in quel libro Ruffolo che dice? L'unità d'Italia è stata fatta, saremmo dei pazzi a volerla distruggere, perché mi segue, dopo sì, il massacro che ci hanno fatto. Allora, bisogna rinnovare l'unità d'Italia, perché non può essere questa folle. Quindi bisogna fare una Repubblica federale d'Italia, unitaria, equilibrata, seria, realistica, giusta, anche tra nord, centro e sud. Questo dice Ruffo, e siamo d'accordo. Per fare questo, ecco il passaggio. Bisogna concepire insieme il sud, non come singole regioni. Sì? Cioè, le regioni devono poter esistere, magari aggiustiamo i poteri, devono diventare più funzionali, ma bisogna che gli otto territori funzionino insieme, si concepisca e si costruisca e si programma e si agisca una macro regione, quello che in termini di politica comunitaria si chiama interregionalità, che però sì, è un linguaggio burocratico, non si capisce niente. Allora, le otto regioni del sud devono funzionare come macro regioni. Cioè, diceva uno studio della Fondazione Agnelli. Oh, questo. Antonio, sì, nel 1990-92. Esatto. Già avevano previsto. Oh, che è uno studio serio! Serio! Mi sa, quanti sì, anni sono passati? Ma adesso non possiamo più far passare gli anni. Assolutamente. Ma io come te quel testo me lo sono letto, mi hanno aiutato in quegli anni a riflettere. Quando ho detto, ti ricordi, nel 1994 sì, con padre Ennio Pintacuto abbiamo fatto la scuola di Filà, che era fondata su quei testi. Oh, allora, Giorgio Ruffolo scrive in questo libro importantissimo: bisogna costruire lo Stato federale del Mezzogiorno. Lo ripeto, lo Stato federale del Mezzogiorno. Lo Stato federale del Mezzogiorno lo dice Ruffolo, non De Santi Secciano che siamo scatenati meridionalisti. Bisogna fare un Parlamento del Sud, dice Ruffolo. Bisogna far lavorare insieme questi territori, risistemare il ruolo delle regioni, perché così è un'armata Brancaleone che non funziona. Che fa il Molise da solo, la Lucania da solo, ma anche la Grande Sicilia da solo. Parliamo, infatti si divertono come top con i gatti. Tremonte sì, che dice Altroni, prima gli pigli i soldi, gli impedisce di impedire i soldi, questi magari sono anche un po' asini, e poi gli dici siete dei cialtroni ai governatori del sud, facendo terra bruciata, diciamo un solfascio di erbe diverse. Quindi il regionalismo vecchio non regge più, detto. Ecco, questa di Ruffolo è il progetto costituzionale del neomeridionalismo federalista unitario e del Partito del Sud. Questa è la svolta. Noi lo pensavamo, l'abbiamo pensato, ma dobbiamo ringraziare un grande ragazzo come Ruffolo, perché ci dà una grande legittimazione. Antonio, è vero questo? Verissimo. Lo dobbiamo ammettere, con sì, amore. Sì. Con amore dobbiamo, quindi dobbiamo rendergli omaggio, avere fiducia, come ha spunti bellissimi negli articoli ultimi di Derrida, come in alcune cose dell'ultimo libro del professore De Giovanni, intitolato, è un titolo sballato, Svolta a destra della Marsilio. Anche De Giovanni, che è un antico centralista, dice che bisogna tornare al 1860. L'Italia federalista, che allora è stata battuta, va costruita adesso. Ed è una cosa apprezzabile da parte di un antico e generoso professore, politologo, teorico di grande classe, che voglio rendere omaggio anche a lui. Come vedi, Antonio,
Ormai i pensieri convergono, i cuori convergono, le teste. È arrivato il tempo, il momento di, oh, io dico sempre, di unire finalmente quindi, l'Italia. Dei quattro approcci per il Sud dobbiamo scegliere questo: il neo-meridionalismo federalista unitario, il federalismo unitario, con questo schema ruffoliano, e quindi anche di Ciano, anche di De Santis, anche di Aprile, vedremo, e di milioni di altri, penso, ecco, che... Noi abbiamo fatto una presentazione di questo libro, ecco, a Palermo il 12 marzo, sì, anche con il presidente Lombardi. È stata una presentazione bellissima, straordinaria, di successo, insomma. Ecco. L'aula, che era di alta classe, ha funzionato, qui tutto organizzato, sì, dal mio amico Massimo De Meo, che è uno della, sì, partita. Ecco, ecco Beppe, mm, un'ultima cosa, sì, gli stati generali del sud che sanciranno praticamente il salto di qualità del partito del sud a Palermo, speriamo per la fine di settembre, sì, dove noi presenteremo anche le nostre proposte di politica economica, perché noi saremo, il nostro partito sarà